Immagina di trovarti in una stanza buia, in silenzio totale. Di fronte a te c'è una vecchia radio che non hai mai visto prima. Inizia a girare la manopola, cercando una frequenza che ti permetta di ascoltare qualcosa di familiare. All'improvviso, una voce calma e profonda emerge dall'altoparlante. È la voce di Carl Jung, che sembra parlare direttamente alla tua anima. Le sue parole non sono solo suoni, ma chiavi che aprono porte nella tua mente che non sapevi nemmeno esistessero. Ti rendi conto che non stai solo ascoltando, ma stai percependo la realtà in un modo completamente nuovo. Ecco perché devi continuare a guardare questo video fino alla fine. Ti promettiamo che ciò che scoprirai cambierà radicalmente il tuo modo di comprendere te stesso e il mondo. Quello che Jung svela non è solo teoria, ma una verità profonda che, se ascoltata con la giusta attenzione, può trasformare il modo in cui percepisci ogni cosa intorno a te. Sei pronto a mettere in discussione le tue credenze più radicate? La realtà che conosci potrebbe non essere quella che pensi. Carl Jung, il rinomato psicologo svizzero, offrì una visione affascinante su come ascoltare e comprendere queste percezioni sottili. Jung credeva che l'intuizione fosse una delle funzioni psicologiche fondamentali, insieme al pensiero, al sentimento e alla sensazione. Sei la benvenuta o il benvenuto su Ricarica Mentale. Iscriviti al canale e clicca sulla campanella per altri video trasformativi. Per Jung, l'intuizione è molto più di una sensazione vaga. È un mezzo per accedere a conoscenze oltre la coscienza immediata. Non è controllabile, ma si rivela spontaneamente. Questa forma di conoscenza emerge senza il filtro del ragionamento logico e si manifesta attraverso sentimenti, intuizioni o sogni che fungono da guida. L'intuizione è intimamente legata all'inconscio, dove risiedono informazioni ed esperienze non immediatamente accessibili. Essa offre un ponte tra il conscio e l'inconscio, permettendo a preziose intuizioni di emergere. Jung definiva questo processo come individuazione, il cammino verso il nostro vero io. Per ascoltare le nostre intuizioni, è fondamentale praticare l'auto-osservazione e la riflessione, identificando i segnali sottili del nostro inconscio. Coltivare fiducia in queste percezioni richiede apertura e accettazione di ciò che nasce dentro di noi. Ti è mai successo di sentire la tua intuizione guidarti? Approfitta di questi momenti per riflettere su come approfondire questa connessione interiore. Cosa intendeva Carl Jung per intuizioni? Ti è mai capitato di prendere decisioni ispirate da una sorta di impulso quasi magico, senza una logica evidente? Questo fenomeno, fondamentale nella psicologia junghiana, rappresenta una delle quattro funzioni psicologiche: pensiero, sentimento, sensazione e intuizione. Jung non considerava l'intuizione come una semplice impressione fugace, ma come una chiave per comprendere aspetti profondi e nascosti della nostra esperienza. A differenza della sensazione, che si basa su dati concreti, l'intuizione ci offre una visione più astratta, una comprensione diretta dall'inconscio. Essa emerge in modo spontaneo, come un presentimento, un sogno o un'idea improvvisa, senza necessità di analisi logica. In questo modo, l'intuizione ci guida verso la comprensione, anche quando non possiamo chiarire il perché. Nella teoria di Jung, l'intuizione è un ponte tra conscio e inconscio, un vasto serbatoio di conoscenze e memorie non immediatamente accessibili. Essa consente agli elementi repressi di emergere, giocando un ruolo chiave nell'individuazione, ovvero nello sviluppo dell'identità personale. Ascoltare e fidarsi delle proprie intuizioni richiede apertura e auto-osservazione. Queste si manifestano attraverso segnali sottili, sensazioni inspiegabili, pensieri improvvisi, esperienza di déjà vu. Riconoscerli è cruciale per attingere alla saggezza interiore. Per coltivare l'intuizione, è utile riflettere su quando l'hai seguita e i risultati ottenuti. La mindfulness e la meditazione possono aiutarti a sintonizzarti su queste percezioni. Hai mai seguito un'intuizione che ha cambiato la tua vita? Riflessioni su queste esperienze ti aiuteranno a comprenderne il funzionamento. Nella psicologia junghiana, l'intuizione non è solo riconoscimento di segnali interni, ma un processo complesso che interagisce con altri aspetti della psiche.
Jung la vede come un modo per percepire informazioni al di là della ragione, operando su livelli sia personali che collettivi. A livello personale, l'intuizione ci offre accesso a sentimenti e pensieri che sfuggono alla razionalità. A livello collettivo, l'intuizione è collegata all'inconscio collettivo, un concetto fondamentale nella psicologia di Jung. L'inconscio collettivo è uno strato profondo della psiche che contiene archetipi ed esperienze universali condivise da tutta l'umanità. L'intuizione, in questo contesto, può connetterci con queste esperienze universali, permettendoci di accedere a conoscenze e saggezza che trascendono la nostra esperienza personale e individuale. Gli archetipi sono modelli universali presenti nell'inconscio collettivo e l'intuizione spesso ci fornisce accesso a questi modelli. Ad esempio, un'intuizione su un tipo particolare di situazione può essere collegata a un archetipo che rappresenta un modello universale di esperienza, come l'eroe, la madre o il saggio. Riconoscere come questi archetipi influenzano le nostre percezioni intuitive può aiutarci a comprendere meglio le nostre risposte e decisioni. Inoltre, Jung credeva che l'intuizione giocasse un ruolo cruciale nell'individuazione, il processo attraverso il quale una persona diventa pienamente consapevole e integrata. L'individuazione implica l'integrazione dei diversi aspetti della psiche, compreso l'inconscio e gli archetipi, per raggiungere uno stato di equilibrio e autoconsapevolezza. L'intuizione serve come guida in questo processo, aiutando a rivelare aspetti nascosti di noi stessi e offrendo intuizioni sul nostro percorso di sviluppo personale. Per coltivare una maggiore sensibilità all'intuizione, Jung raccomandava pratiche come l'analisi dei sogni e la riflessione su immagini e simboli. I sogni, in particolare, sono una fonte ricca di materiale intuitivo, poiché spesso contengono simboli e immagini che si connettono con l'inconscio collettivo e offrono una visione più profonda della psiche. Analizzare e interpretare questi simboli può aiutare a decifrare i messaggi intuitivi che riceviamo durante il sonno. Un altro approccio è l'uso di tecniche di immaginazione attiva, dove ci si impegna in dialoghi con aspetti dell'inconscio attraverso la visualizzazione e la riflessione. Questo metodo permette all'inconscio di manifestarsi in modo più chiaro e accessibile, fornendo intuizioni e risposte che potrebbero non essere evidenti a livello conscio. Pertanto, comprendere la profondità dell'intuizione implica riconoscere la sua connessione con l'inconscio personale e collettivo e come può rivelare schemi universali e aspetti nascosti della nostra psiche. Identificare e interpretare i segnali intuitivi è un'abilità che può essere sviluppata e affinata nel tempo. Nella psicologia junghiana, questa pratica implica prestare attenzione a una varietà di esperienze interne ed esterne, che possono fornire intuizioni sul nostro stato psicologico e sulle nostre decisioni. I segnali intuitivi spesso si manifestano come sensazioni sottili o pensieri improvvisi. Possono presentarsi sotto forma di presentimenti, idee che emergono dal nulla o sentimenti inspiegabili. Per riconoscere questi segnali, è fondamentale coltivare una pratica di auto-osservazione, che implica prestare attenzione ai tuoi stati emotivi e mentali, specialmente quando ti trovi di fronte a decisioni importanti o situazioni difficili. Un modo per esercitare questa attenzione è mantenere un diario delle intuizioni. Annotare le tue percezioni intuitive e i risultati che ne derivano può aiutare a identificare schemi e aumentare la tua fiducia nell'interpretazione di queste sensazioni. Il diario può includere sogni, sentimenti improvvisi o pensieri che sorgono senza una spiegazione chiara. Dopo aver identificato un segnale intuitivo, il passo successivo è interpretarlo. Jung credeva che l'intuizione spesso si comunicasse attraverso simboli e immagini, specialmente nei sogni. Questi simboli possono avere significati diversi a seconda del contesto personale e culturale, quindi è importante riflettere su cosa possono rappresentare nella tua vita. L'interpretazione dei segnali intuitivi può coinvolgere l'analisi dei sogni e la riflessione su immagini e simboli che appaiono. Chiediti: cosa potrebbe cercare di dirmi questo simbolo o sentimento? A volte la risposta potrebbe non essere immediata e potrebbe richiedere un processo di riflessione e meditazione per comprenderla appieno. Per migliorare la tua capacità di identificare e interpretare i segnali intuitivi, considera di incorporare pratiche che promuovano una maggiore connessione con il tuo mondo interiore.
La meditazione è uno strumento potente per calmare la mente e sintonizzarsi con le percezioni sottili. La pratica regolare della meditazione può aiutare a aumentare la tua consapevolezza dei segnali intuitivi e a comprendere meglio la tua psiche. Un'altra pratica utile è l'immaginazione attiva, dove ti impegni in dialoghi interni con diverse parti di te stesso. Questo può aiutare a portare alla luce intuizioni che non sono immediatamente evidenti. Ad esempio, puoi immaginare una conversazione con una parte di te che è legata a una decisione che devi prendere e ascoltare ciò che quella parte ha da dire. L'intuizione può svolgere un ruolo cruciale nella presa di decisioni, specialmente quando i dati razionali sono insufficienti o quando ci sono molte opzioni da considerare. Affidarsi alle tue percezioni intuitive può aiutarti a navigare in situazioni complesse e a prendere decisioni allineate con il tuo vero io. È importante ricordare che l'intuizione non dovrebbe essere l'unica base per le tue decisioni, ma piuttosto uno strumento complementare. Combina l'intuizione con l'analisi razionale e considera il contesto e i dati disponibili. L'integrazione di entrambi gli approcci può portare a una presa di decisioni più equilibrata e informata. Sviluppare fiducia nell'intuizione richiede pratica e pazienza. Man mano che inizi a percepire come le tue intuizioni influenzano le tue decisioni e i risultati, la tua fiducia in questa funzione psicologica aumenterà. Rimani aperto a sperimentare e ad apprendere dalle tue esperienze intuitive e permettiti di crescere in questa pratica. L'intuizione può essere uno strumento prezioso in vari ambiti della vita, dalla presa di decisioni personali alla risoluzione di problemi professionali. Nella psicologia junghiana, applicare l'intuizione in modo efficace implica comprendere come essa interagisce con i diversi aspetti della nostra esperienza e come può guidarci in diverse situazioni. Nella vita personale, l'intuizione può aiutare a prendere decisioni più in linea con i nostri valori e desideri profondi. Ad esempio, nella scelta di una carriera o di un partner, l'intuizione può fornire indicazioni su ciò che è realmente importante per te, al di là delle aspettative esterne. Spesso i segnali intuitivi possono rivelare ciò che è in armonia con la tua vera identità, anche quando le opzioni razionali sembrano ugualmente attraenti. È utile prestare attenzione a come ti senti riguardo alle diverse scelte. Se qualcosa sembra risuonare profondamente con te, anche senza una spiegazione logica, potrebbe essere un segno che quella scelta è più in linea con il tuo vero io. Ascoltare questi sentimenti può aiutare a evitare decisioni che, sebbene razionali, non corrispondono alle tue esigenze emotive e spirituali. Nell'ambiente lavorativo, l'intuizione può essere particolarmente preziosa nella risoluzione di problemi e nella presa di decisioni complesse. I professionisti spesso si trovano ad affrontare situazioni in cui non c'è una soluzione chiara o i dati disponibili sono insufficienti. In tali casi, affidarsi alla tua intuizione può fornire una prospettiva aggiuntiva che potrebbe non essere evidente attraverso l'analisi logica della realtà. Jung vedeva l'intuizione come un modo per captare informazioni dall'inconscio collettivo, il che può essere utile per identificare tendenze e opportunità che non sono evidenti attraverso l'analisi convenzionale. Ad esempio, nello sviluppo di nuovi prodotti o strategie, l'intuizione può aiutare ad anticipare le esigenze del mercato e a creare soluzioni innovative. Nelle relazioni interpersonali, l'intuizione può migliorare la comunicazione e la comprensione reciproca. Spesso l'intuizione può rivelare aspetti non detti delle interazioni, come emozioni sottostanti e dinamiche nascoste. Questo può aiutare a risolvere conflitti, costruire relazioni più autentiche e rispondere in modo più empatico ai bisogni degli altri. Prestare attenzione alle tue percezioni intuitive in relazione agli altri può aiutarti a comprendere meglio le tue reazioni e a regolare il tuo approccio di conseguenza. Ad esempio, se hai un'intuizione su come si sente una persona, anche se non c'è una comunicazione verbale chiara, questo può guidarti a affrontare la situazione in modo più sensibile ed efficace. L'intuizione gioca anche un ruolo cruciale nella creatività e nell'espressione artistica. Molti artisti e creatori riferiscono che le loro migliori idee emergono da una sensazione intuitiva piuttosto che da una pianificazione consapevole. Jung credeva che la creatività fosse una manifestazione dell'inconscio e che l'intuizione potesse servire come canale per esprimere idee e sentimenti profondi.
Esercitare la creatività basata su intuizioni può portare a scoperte sorprendenti e innovative. Affidarsi ai propri sentimenti intuitivi durante il processo creativo permette di accedere a una fonte ricca di ispirazione e originalità. Sviluppare una pratica regolare per applicare l'intuizione in modo efficace in varie aree della vita è vantaggioso. Per farlo, è utile sviluppare una pratica regolare di autoriflessione e meditazione, che permette di essere più sintonizzati con le proprie percezioni intuitive e più capaci di interpretarle e agire di conseguenza. Pratiche come la visualizzazione, la scrittura riflessiva e il dialogo interiore possono aiutare a integrare l'intuizione nella vita quotidiana. Rendendo queste attività parte della routine, si rafforza la capacità di ascoltare e fidarsi delle proprie percezioni intuitive. Integrare l'intuizione nel percorso di individuazione, secondo Carl Jung, è fondamentale. Il percorso di individuazione è il processo di diventare un individuo completo e integrato, dove tutti gli aspetti della psiche si uniscono. L'intuizione gioca un ruolo chiave in questo percorso, fornendo orientamenti e idee che aiutano a plasmare la nostra identità e crescita personale. Nel processo di individuazione, l'intuizione agisce come una bussola interna, guidandoci verso una comprensione più profonda di noi stessi. Prestando attenzione alle nostre percezioni intuitive, possiamo scoprire aspetti nascosti della nostra psiche, parti di noi stessi trascurate o represse. L'intuizione ci connette con aspetti dell'inconscio che sono essenziali per lo sviluppo di un'identità più autentica ed equilibrata. Ogni idea intuitiva può rivelare un frammento della nostra verità interiore, aiutando ad allineare le nostre azioni e scelte con i nostri valori e scopi più profondi. Seguendo queste indicazioni, creiamo una vita più coerente e in sintonia con chi siamo realmente. Sviluppare l'intuizione attraverso l'auto-osservazione è un metodo cruciale per rafforzare la connessione con l'intuizione stessa. Osservando attentamente le nostre reazioni emotive, pensieri e sogni, possiamo iniziare a discernere i modelli e i messaggi che emergono dall'inconscio. Questo processo implica la creazione di uno spazio interno dove l'intuizione può manifestarsi liberamente, senza le limitazioni della logica o del ragionamento conscio. Pratiche come la meditazione, l'analisi dei sogni e la riflessione personale possono aiutare a approfondire questa connessione. Dedicando tempo all'esplorazione e alla riflessione sulle proprie percezioni intuitive, si rafforza la capacità di ascoltare e comprendere quei messaggi sottili. L'integrazione dell'intuizione nella pratica spirituale può fornire una base solida per la crescita personale e la realizzazione di un sé più elevato. Molti percorsi spirituali e filosofici enfatizzano l'importanza di fidarsi della propria saggezza interiore come un modo per connettersi con qualcosa di più grande di se stessi. L'intuizione può fungere da guida spirituale, aiutando ad allineare le proprie pratiche e credenze con le esperienze personali e le idee profonde. Che sia attraverso la meditazione, la contemplazione o altre pratiche spirituali, essere in sintonia con la propria intuizione può arricchire il cammino spirituale e promuovere un maggiore senso di connessione e scopo. Man mano che si continua a esplorare e integrare l'intuizione nella propria vita, essa diventa uno strumento essenziale per la crescita continua. Ogni esperienza intuitiva offre un'opportunità per imparare di più su se stessi e per espandere la comprensione del mondo. L'intuizione non solo ci orienta nei momenti di dubbio, ma ci ispira anche a cercare nuove possibilità e ad abbracciare il cambiamento. Rimanere aperti e ricettivi alle proprie intuizioni può portare a nuove scoperte e trasformazioni personali. Coltivando questa pratica, non solo si perfeziona la capacità di prendere decisioni allineate, ma si arricchisce anche la vita con una comprensione più profonda della propria natura e del ruolo che si svolge nel mondo. Integrare l'intuizione nella vita quotidiana implica la pratica costante di ascoltare e agire secondo i propri sentimenti intuitivi. Permettiti di esplorare e seguire queste percezioni, anche se non sono immediatamente comprese. Man mano che diventi più familiare con la tua intuizione, questa diventerà una parte naturale e affidabile della tua esperienza quotidiana. Ricorda che l'intuizione è una potente fonte di saggezza interiore è uno strumento prezioso nel cammino di individuazione. Abbracciando e fidandoti delle tue percezioni intuitive, puoi creare una vita più autentica e in sintonia con la tua vera essenza. Se ti è piaciuto il video,
metti un mi piace e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video. Scrivici cosa ne pensi e condividi ad amici e persone care. Grazie di cuore, da Ricarica Mentale.